siamo. Vai, 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 vai. Ciao. Hai notato qualcosa? Non so, comunque. Ciao. Ma cos'è? Giusto. Hooray! La nostra paradisca che vive. Finalmente la nostra palla di cocca e pipì a Milano! Ma quanto è strano vederlo qui in questa casa, l'abbiamo così tanto desiderato e finalmente è qui! Raccontaci un po' di questa tua nuova esperienza qui a Milano, cucciolino. È stanco. Se potesse descrivere con una sola parola tutta questa esperienza, la descriverebbe con la parola stanchezza. Ha dormito tutta la notte e tutta la mattinata perché il volo di ieri l'ha devastato. Ovviamente non è abituata a vivere tutte queste emozioni, tutti questi posti in una sola giornata. E quindi ha reagito così, dormendo e dormendo. Vai, libero, ciao. Comunque che sbadati, lui. Ancora non ci siamo presentati. Per tutti voi che non ci conoscete, ciao a tutti. Lui è lui e lei Sofì. E insieme siamo il me contro te. Ogni giorno insieme a noi vivete tantissime avventure. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale ed entrate a far parte della nostra famiglia, la più grande e bella di tutta YouTube, il Team Trote. Oggi andremo a fare qualcosa che desideriamo dal primo momento che siamo arrivati qui a Milano. Qui, a differenza della Sicilia, ci sono un sacco di parchi meravigliosi dove è possibile portare a passeggio i propri cagnolini. Ovviamente non appena siamo arrivati abbiamo desiderato di portare Ray in giro per questi parchi. Ma non avendolo qui con noi non potevamo portarlo. Ma adesso che finalmente il nostro cucciolo è qui con noi, potremmo andarci insieme a lui. Siete pronti quindi per vivere questa giornata fuori casa? Noi siamo prontissimi e non vediamo l'ora di andare al parco insieme a Ray. Yeah, yeah, mi, mi, mi. Ho preso l'occorrente per andare a passeggiare e già ha capito tutto, si è gasato. Sei felice di andare a fare la passeggiatina? Come fa ad essere così intelligente? A volte penso, ma un cagnolino così minuscolo che avrà un cervellino così piccolo piccolo, come fa ad essere così furbo? Sei un genio! Già. Il momento della vestizione. Come vi dicevo ieri, qui a Milano c'è molto più freddo, quindi bisogna coprirlo. E questa qui è una felpina. Ok, vai Ray. Allora, dai, zampina, collabora. Ok, prima zampina, siamo anche la seconda. A lui piace essere vestito. Ci sono altri cani cui non piace. Questa felpa ha anche il cappuccio. Ray, dove sei finito? È qui sotto. Eccolo. Sono molto felice che qui ci sia Ray. Però chiaramente mi manca Kira. Quanto sarebbe bello se qui ci fossero entrambi. Non la possiamo portare con noi perché lei è troppo abituata a stare con la nonna di Sofì. Ma altrimenti vi immaginereste il casino qui a casa nostra? Ray, non scappare. Ok, felpina messa, guardate quanto è figo. Wow. E adesso guinzaglino. Ray, vieni qui guinzaglio, dobbiamo andare. No, non dobbiamo uscire dal balcone. No, Ray è di qua. Zack, possiamo uscire? Ok, ci siamo. Stiamo per andare al parco. E lui già vuole andare non so dove. Dove vuoi andare? Vai, andiamo, andiamo. Non ha più sonno, ormai sei gasato. Vai Ray, sali i gradini. Ecco il parco, guardate che carino. È totalmente recintato. E adesso potremo lasciare Ray libero di correre dove vuole. Dai Ray. Dai Ray. Andiamo. Guardate che figo questo posto. Ci sono gli ostacoli, il percorso da fare. È la nostra palla di cacca e pipì Ray. No, 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 aspetta. Non hai visto che c'è questa mega pozzanghera? No. Ti prego gattino, non mettere i piedi lì. Ray è un po' come Peppa Pig. Lui piace saltare nel fango, quindi ha proprio paura. Sicuramente sarà attratto da questa cosa. Non vi nego che ho un po' paura di liberarlo e lasciarlo solo in questo parco. Ma lo stiamo per andare a fare. Tranquillo lui. Aspetta, vieni qua. Gattino, ci sei? Sì. Sei libero! Yeah! Non lo ritroveremo mai più. Ray, qui è bellissimo! Puoi veramente correre dove vuoi! Vieni, seguimi, Ray! Ray, corri! Ray! Non vuole giocare con me! Pare si stia divertendo più Sofì che Ray! Guardatela! Ma cosa sta facendo Ray? Dov'è? Ha un parco immenso dove giocare e sta in un angolino! Ray, torna subito qui! È felice! Adesso voglio provare a far risaltare gli ostacoli, quindi gli metterò il guinzaglio e hop hop lo addestreremo. Ovviamente non si vuole far mettere il guinzaglio, non sarà per niente semplice. Gattino, non scappare, pensa che lo vogliamo portare a casa. Ok, catturato. Catturato.
fatto? Ho preso il Pokémon Pikachu. Andiamo, vieni qua. Ray, sei pronto per saltare gli ostacoli? Questa è la prima rampa, ce la farai? Lui non sa neanche cos'è un ostacolo, non l'ha mai visto. Vieni qua. Allora, devi salire qui. Vieni qua, vai, vai, vai. Non vuole salire. Dai Ray, su, sali qui sopra. Dai, bravo, bravo, bravo. Ok, 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 adesso scendi. Primo ostacolo superato. Questo era davvero molto semplice. Vediamo se riuscirà a fare il prossimo. Il prossimo ostacolo è questo percorso qui. Ti posiziono. Ray posizionato. Ok, adesso devi fare tutto questo percorso qui. Sì, vabbè, è sceso. È già sceso. No. Ok, ci siamo. Vai, 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 vai. Mamma mia! No! Per pochissimo! Ce la stava per fare! Ci riproviamo! Dai, sali qui sopra! Ok, ok, aspetta! Sali, dai, una mano, te la do io! Ok, pronti? 3, 2, 1, vai, vai, vai! Vai, vai, no! Non sarà affatto semplice! Oh no, che schifo, hai pestato il fango! Schifo, ragazzi, sono al centro del fango, non so come fare, dove mi muovo, pesto qualcosa! Sei nelle sabbie mobili! Aiuto! Ray, quindi, cosa dobbiamo fare? Ti stai divertendo? Non ha ancora imparato a parlare. Oh cavolo, ha visto un altro cane! C'è un silenzio assurdo in questo parco, tutti i cani tranquilli, lui è l'unico che abbaia. Ray, ma non tirare piano, non c'è bisogno di andare così forte. Piano! Oh oh, arriva un altro cagnolino. L'incontro. Sta facendo amicizia. È diventato amichevole. Che carino. Bravo. Sicuramente avrà sete, proviamo a fargli bere qualcosa. Dai, no! 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 No, mi si è bagnato tutto! No, non beve. Vorremmo tornare a casa, ma lui tira perché vorrebbe invece ritornare lì con gli altri cani. Gli è piaciuto troppo questo parco. Dai, Ray, è il momento di andare. Ray, su, andare. Dai! Sì, rieccoci a casa! È stanchissimo, devastato! Se ieri aveva vissuto un sacco di emozioni, oggi ne ha vissute il triplo. Ha incontrato un sacco di cani, ha visto tantissimi posti nuovi. Ha potuto correre in un parco libero. Guardate, si è già coricato, è sfinito. Mietto! Yeah, yeah, nini. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qui. Noi passiamo a salutare l'abbonato di oggi, che è Marianna Sciacca, e ci vediamo domani con la prossima avventura. Ciao! Ciao.